io e l'amico Andrea stiamo andando su e adesso partiamo in questa direzione. Adesso saliamo su verso Combadoro e poi su Cormeano, poi su verso il Colle della Bassa e poi su per le creste. Ed eccoci sulla punta di Costa Fiorita. Eccoci qua. Andrea fresco come una rosa, io un po' meno, un po' più faticata, però grazie anche al fatto che lui mi sta portando lo zaino, adesso sono un po' più fresco. Adesso andremo via da queste creste, saliamo là nella nebbia in direzione di Punta Croce. Bene, da questo versante c'è la Valle del Sessi, mentre di qua andiamo giù verso il Colle dell'Is, Favella, Rubiana, giù da quelle lato lì. Siamo sulla cresta con Andrea che fa da apripista e qui bisogna fare attenzione dove mettiamo i piedi, ma è bello, è bello, è bello. Laggiù in fondo vediamo Cormeano. Eccolo lì, dietro la vetrolina, lì è Cormeano. E qui siamo sulla cresta con tutti i rododendri fioriti, molto belli. Qui è tosta, ma Andrea va su che è come un camoscio. Sotto è già un bel vedere quanto è ripido. Bello qua, selvaggio. Qui è un pelo drittino. Qui la roccia, ah, ma vuol fare lo scalatore, lui andava a suo quattro mani, mamma mia, ale, rocciatore, capperi si cammina, wow, fantastico, questo sì che è un bel video, siamo sotto a Punta Croce, ci manca mezz'oretta e arriviamo in punta, siamo a 2000-2100. Voilà! Bene, ci siamo, Mauro. Eccomi qua, arrivo anch'io, Con calma ma arrivo. Eccoci. In vetta alla Punta Croce, vai vai che ci siamo, che dici? Bene, adesso peccato che c'è un po' di nebbia perché qui c'è una vista spettacolare, occhio che qui tutto intorno è solo strapiombi, vedi? È una bella discesa questa qua, non c'è che dire,
lungo la cresta, qui adesso passiamo bella cresta con un po' di nebbia. Abbiamo visto anche due persone che uno mi conosce qua dietro sulla punta, e andiamo, bravo. Ah, ci sono dei bei passaggi. Vai, vai. Ci siamo, ragazzi. Eccoci qua, quasi alla cappelletta del prete, Lupilon di Fra. Siamo in punta. Qui qualche buon tempone, per non chiamarlo in modo diverso, ha spaccato tutto, ha rotto tutti i segnali e ha rotto anche il palo che io adesso ho provato a drizzare, ma è rotto lì, è spaccato, quindi qualcuno si è divertito proprio, adesso lo drizzo di nuovo, però poi bisognerà venire su e sistemare. Siamo sotto l'anticima del Civrari. E qui purtroppo è andata così, qualcuno ha rotto tutto. Oggi abbiamo trovato il colombardo in discesa venendo giù dal Civrari, ma nella nebbia più assoluta, nel senso che l'abbiamo visto proprio arrivandogli addosso, se no qui non si, eccola qui, non si vede la croce, quindi è tutto dire, ma la strada la prendiamo lo stesso.